Benvenuti cari amici di Wes Magazine. Ancora un'altra partita su Hearthstone. E stavolta il Monster ci farà l'onore di assistere a una sua prestazione. Salve ragazzi. Qui lo vedete come Xardas. In altri giochi lo vedete come John J. Camper. Gli piace cambiare nick, insomma. E ci abbiamo insomma. Anche Shroud. No, non è vero, io non ci sono. Sto coccolando il gatto. Ok, mentre coccolo il gatto, possiamo fare un commento di questa partita. Oh, il predatore di tombe, viaggio sotterraneo, mi serve una mano un po' schifosa, o sbaglio? Beh, almeno viaggio sotterraneo è buona per iniziare. Beh, sì. Allora, ma comunque mi fa cacare. Cos'è? Sì, in generale si fa veramente schifo. Salutami, andante. Il piacere è mio. La luce. I am Groot. Quando in genere salutano, vuol dire che hanno una mano spettacolare. Il nick mi piace molto. Diciamo che salute viandante sembrava tipo adesso te lo butto in quel posto. Una mano che fa veramente schifo. Siccome manco di. Sì, allora ricordiamo che card. È parecchio che il Monster si è allontanato dai saloni di Hearthstone, quindi è rimasto un po' indietro con le carte e con le tecniche e le strategie. Perché ha deciso di farsi una vita sociale, tipo? No, semplicemente perché ha deciso di scimmiarsi con qualche altro titolo, come ad esempio XCOM 2. Marx, tu che ne pensi? Direi che è una scelta piuttosto obbligata. Maestria nei pugnali. E mi sa che c'è un leggero troll da parte di I Am Groot. Ora, a questo punto abbiamo il vantaggio di campo dell'avversario. Però un lieve vantaggio di carte del Monster. Questa carta non l'avevo mai vista. A me deve essere fare il proprio attacco. Che hai detto? A me comunque sembra semplicemente uno stupro. Mm-hmm. È ancora tutta da vedersi. Sì. Allora il ratto capobranco cosa fa? Fammi pensare. Con numero di ratti 1-1. Lo stronzo. Ecco cosa fa. E bisogna liberarsi prima della procedura preventivamente esposta. Ok, quindi adesso evocherà due amici di Was Magazine. Sotto nei commenti fateci sapere perché anche per voi Hearthstone è un gioco di merda. Sì, infatti sarebbe carino sapere. Grazie. Quali sono le cose più brutte di Hearthstone. Se vi piace non preoccupatevi a scrivere. No, se vi piace invece scrivete, no, a noi piace, andate a cagare. Questo rompe le palle in una maniera incredibile. Sì, ci piacciono quanto mi piacerebbe, questo. Però c'è una carta che mi aiuterebbe molto, serve però ovviamente io rimozione di massa, no? Sì. Ora vediamo come sarà cadere il Monster in questa situazione estremamente difficile. In un altro gioco più serio avrebbe potuto soffrire, che ne so, di un'ira di Dio. No, in realtà c'avevo una carta che mi salvava, quindi semplicemente non l'ho pescata perché ho iniziato con questi due passo nell'ombra che diciamo è piuttosto menomante. Oh, questo mazzo del cacciatore possiamo definirlo un mazzo zoo secondo i vecchi canoni? Sì, assolutamente. Tuttavia, forse il fatto che non mi abbia eliminato le cose mi permette perlomeno di fare una mezza combo. Vediamo un po'. Questa è una buona tattica. Li farò fuori tutti. Almeno riusciamo a guadagnare qualche altro turno. Un turno, sì. Ora, Shroud, volevo farti una domanda. La tendenza del Monster a cambiare nick, secondo te, può essere indice della... Però, niente da fare. Dell'animo.
Beh, come tutti i soggetti in transizione, prima del cambiamento definitivo deve attraversare vari stadi. Quindi prima di diventare la monstra dovrà cambiare molti nick. Intanto è diventato un perdente. Va bene ragazzi, questa è andata male. Porca miseria, perché l'altra... Perché Borbeller se ne... Perché Shroud se n'è già andato? Non lo so, ci ha buttato fuori dalla partita. Benissimo, cari amici di Quest Magazine. Allora per stasera è tutto. La prossima volta magari facciamo un'altra partita. Nel frattempo ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video e dare un'occhiata alla nostra favolosa pagina Facebook. Per questa sera è tutto, ciao da Porpeller!